una specie di miracolo al 60esimo, salvando la porta della Roma. Ti chiedo se quella è la parata più importante e più bella della tua carriera. Sì, no, per il momento, per la partita, per il risultato, sicuramente. Oggi è un giorno importante che io aspettavo da tanto tempo. Fare una partita così, uscire così bene con la vittoria è più importante, sono molto contento. Senti, ve l'aspettavate una partita così difficile? Tanto credo che questa sia. Eccola qua, allora interrompo la mia domanda per fare rivedere proprio la parata a Giulio Sergio. Che Straordinaria. bella, straordinaria. Senti, Luca Marchegiani ha detto che è straordinaria, l'avevi rivista, eh? Questo che cos'è? Istinto, rapidità d'esecuzione, che cos'è? No, perché io ho toccato la palla, no? Prima, e poi ho guardato per vedere dove è andata e ho visto che era rimessa in gioco. Ho pensato di girare veloci, lui ha calciato non tanto lontano da me, era veloce, però non era lontano e sono riuscito a pensare veloci e mettere a calcio d'angolo. Stefano, sentivo Luca Marchegiani che diceva straordinaria la parata, non so se fra portieri vogliono commentare. Stefano. No, beh, vabbè, ho detto quello che serviva in quella parata lì. Quella è un'esercitazione che si fa in allenamento, di staccare proprio da terra senza con la... Lui è aiutato, credo, ginocchio, anche dal eh? fisico, no? È stato molto Ma lui reattivo. è molto reattivo, l'ha dimostrato. No, io più che altro... Mi piaceva chiedergli cosa pensava quando era considerato terzo portiere, un po' dimenticato da tutti, no? Insomma, voglio dire, si è presentato come titolare veramente con dei risultati straordinari. È difficile dire, no? Quello che io dico sempre quando mi fanno questa domanda è che io ero terzo, quindi dovevo fare per bene tutto quello che un terzo doveva fare. Io mi allenavo bene, facevo quello che dovevo fare, aspettando un'opportunità. Penso che sono stato pagato per tutto quello che ho fatto. Ho lavorato tantissimo in prol della squadra, ancora lo faccio e mi fa piacere così.